però in casa, questo qui è rimasto in casa di cui l'ha restaurato per alcuni anni e l'ha fatto funzionare solo il tempo per far verificare che andasse bene tutto a posto. Ma poi basta. Bellissimo. E questi pesi sono pesi. I pesi allora, sono finti, sì, chiaro, perché gli originali non li abbiamo più. Certo, e dovevamo fare anche una cosa economica, perché certo. Questo l'ho fatto e restaurato da una persona competente ma gratuitamente. È stato tutto volontariato, quindi qui ci sono migliaia e migliaia, decine di migliaia di ore, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anche quell'orologio qua, anche questo qua a torsione, ho tirato via la spiralina, gli tolgo il carico perché è molto delicato, non è un orologio molto vecchio, degli anni 30-40, il problema è che è talmente delicato nella messa a punto che qualcuno l'ha toccato, l'ha messo a posto, l'hanno danneggiato, quindi la riparazione è stata molto delicata e 100 giorni. Adesso restaurato, non è molto preciso perché non si poteva fare molto di più di quello che è stato fatto, non ha avuto fortuna perché gli orologiari avevano fatica a metterlo a posto. Questo qui riesce a reggere 250 giorni. Quando arriva qualche orologiario appassionato, magari lo rimonto e lo faccio vedere, gli do un giro e mezzo e lo raggio in mezzo. Lui va avanti così.